Ultima giornata del girone d'andata, ultima giornata prima della sosta natalizia di 2 settimane. Nulla a dire, oggi la Abati Pagliese deve portare a casa i 3 punti per provare a togliersi dalla zona play-out. Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Luigi Pastena di Battipaglia, dove tra pochi minuti hanno fatto proprio adesso l'ingresso in campo la Battipagliese e il Castel San Giorgio. Gli arbitri dell'incontro, il signor Nicodemo Di Sapri, il primo assistente Di Meglio di Napoli e il secondo assistente, il signor Marletta, sempre di Napoli. La Battipagliese ha il completino giallo con bordi bianconeri, pantaloncini bianchi, calzettoni bianconeri, mentre il portiere il completino blu, pantaloncini blu, calzettoni gialli. Il Castel San Giorgio invece la maglietta rossonera con pantaloncini neri e pantaloncini blu e calzettoni blu. Diamo subito la lettura delle formazioni. Per il San Giorgio, Cesarano, Olimpo, Siano, Maio, Romano, Marco, Terlino, Matrone, Ferrara, Romano, Umberto, Napoletano e Malafronte. In panchina, agli ordini del signore del mister Cerminara, abbiamo Rescigno, Somma, Vitiello, Iappico, Pontone, Minichini e Ferrentino. Per la Battipagliese in porta abbiamo Gravagnone, Rocchino, Mogavero, Adiletta, De Giorgi, Consiglio, Manzo, Troiano, Campione, Guerrera, Rago. In panchina, agli ordini di mister Santosuosso, il secondo portiere Gabriele Antico, Salato, Impesi, Di Lascio, Toscano, Cappelli e Contieri. Dei 4 acquisti, dei nuovi acquisti della Battipagliese, 3 sono in campo, appunto il 99 Rocchino, il centravanti, il ritorno di Campione e di Capitan Guerrera, oggi capitano, per la squalifica di Emilio Criscuolo. Ricordiamo anche per la Battipagliese gli infortuni di Casale, di Raffaele Giannattasio e di Filippo Blasio. È quasi tutto pronto, il signor Nicodemo Di Sapri sta per dare inizio alla gara. Il 15° turno di eccellenza, girone B, si è partiti con il fischio dell'arbitro che dovrà far ripartire il tutto. Il signor Nicodemo riparte da capo, quindicesima giornata d'andata, ultima del girone d'andata, quindi per il campionato di eccellenza, girone B. Recupera subito palla la Battipagliese, Troiano serve Rago, all'indietro il passaggio per Mogavero. Mogavero potrebbe giocarla subito su Guerrero, invece decide di darla subito per il numero 4, Marco Adiletta. Campione riesce ancora a recuperare palla, se arriva all'indietro Guerrera, palla ancora per Mogavero che restituisce la palla al capitano. De Giorgi la gira per Stefano Consiglio, fa girare la palla alla Battipagliese, il lancio in avanti di De Giorgi troppo lungo per Campione, la palla finisce direttamente nelle mani di Cesarano. Il lancio in avanti a cercare Malafronte, riesce il numero 11 a toccare la palla all'indietro verso Maio, troppo lungo il tentativo di servire Olimpo, la palla finisce in fallo laterale, sarà Mogavero a rimettere la palla in gioco con le mani. Cercar parla Edmondo Campione, non ci arriva, la palla finisce sui piedi della difesa, dei giocatori quindi del San Giorgio. Riparte la squadra ospite, Sava, la Battipagliese recupera subito palla, il pressing riuscito di Guerrera, la palla di Troiano su il numero 7 Manzo. Ancora Guerrera, il cross in mezzo a cercare Rago di testa, il primo calcio d'angolo per la Battipagliese, buon inizio da parte della Zebra. Primo calcio d'angolo a favore della Battipagliese, una Battipagliese che sta attaccando dalla sinistra verso destra dai vostri teleschermi, dalla bandierina Guerrera, chiama allo schema il numero 10 della Battipagliese. Il classico schema di Santosuosso, tutti davanti al portiere,
Il cross ancora deviato, sarà ancora calcio d'angolo, il secondo per la Battipagliese. Sempre Capitan Guerrera dalla bandierina. Il calcio d'angolo a rientrare, il cross e la palla toccata di testa da Diletta. Viene poi messa fuori dalla difesa ospite. Rocchino sbaglia il cross, sbaglia però anche il controllo il numero 8 Ferrara. La palla finisce sui piedi di Troiano, il cui tiro è lontanissimo dai pali difesi da Cesarano. Cesarano va al rinvio, si alza il pressing della Battipagliese, riesce comunque a giocare palla su Terlino, attaccato da Manzo, il lancio in avanti, Rocchino di testa, la tocca però sul capitano Matrone. Avanza adesso il San Giorgio con Olimpo, il lancio in avanti a cercare il numero 11 Malafronte, la palla è troppo lunga, finisce tra le mani di Gravagnone che appoggia su Consiglio, poi Guerrera. Avanza palla al piede del numero 10 della Battipagliese, lancio per Pasquale Manzo, forse troppo lungo, il vento infatti allunga la palla di Manzo, finisce direttamente sul fondo, sarà ancora rimessa da fondo campo per il San Giorgio. Cesarano serve, attaccato adesso da Rago, attenzione, Cesarano stava per combinare il patatrack, il Romano Marco gli restituisce la palla indietro e il pressing di Rago stava portando all'errore Cesarano. Il cross di Troiano ribattuto, la palla arriva su Malafronte, fermato il giocatore del San Giorgio, commette fallo Francesco De Giorgi, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del San Giorgio. Sarà il numero 8 Ferrara a battere questo calcio di punizione, la palla viene messa sui piedi di Terlino, avanza il numero 6 servendo poi il numero 3, anzi il numero 6 adesso prende palla. Rago riesce ad intervenire sulla palla, Romano Marco di testa interviene anticipando Campione. Ancora Adiletta nel centrocampo, attaccato ancora da Ferrara, il lancio a cercare Campione che voleva la palla sui piedi, la palla finisce ancora sui giocatori del San Giorgio, avanza il numero 6 Terlino, serve Siano in questo momento, il lancio in avanti, Consiglio si trova davanti, la tocca di testa Guerrera, ma Troiano ancora per Guerrera, fa girare palla alla Battipagliese, Adiletta ancora per Guerrera, il lancio in avanti a cercare e a trovare Rago, fa rimbalzare la palla, poi la riesce a stoppare il numero 11 della Battipagliese, il cross a cercare Campione, viene ribattuto il tiro di Adiletta dal limite dell'area, la parata di Cesarano, sesto minuto di gioco, il tiro di Adiletta para il portiere ospite, il lancio di Ferrara a cercare il numero 3 Siano, la palla è troppo lunga, finisce in fallo laterale, rimessa in gioco con le mani da parte di Rocchino, si deve fermare il numero 2, la gioca sbagliando, forse l'arbitro non chiama il controfallo, Manzo la tocca all'indietro per De Giorgi che può aprire per Mogavero, ha spazio il ragazzo classe 2000, il tentativo di servire Campione, Guerrera, anzi Adiletta, tocca palla per lo stesso Campione in pressing, sta per portare via palla prima al numero 6 del San Giorgio, poi la palla riesce ad arrivare al portiere Cesarano che serve ancora Terlino, attaccato da Troiano che commette fallo sul numero 6 del San Giorgio e si riprenderà con un calcio di punizione per la squadra ospite. Settimo minuto di gioco allo stadio Luigi Pastana di Battipaglia, 0-0 tra Battipagliese e San Giorgio.
battuto questo calcio di punizione da Terlino. Consiglio si fa anticipare, però la palla arriva sui piedi di Rocchino, che ha il problema di girarsi, poi deve rinviare la palla direttamente in fallo laterale. Sarà rimessa con le mani per il San Giorgio. Sarà Siano a battere questa rimessa con le mani. Ancora Rocchino ad anticipare il diretto avversario, attaccato da Manzo, che subisce il fallo da parte del numero 11, ma la fronte del San Giorgio si riparterà, quindi con un calcio di punizione già battuto. La palla per Consiglio. Troiano si gira, può giocare su Mogavero. Oggi per alcune assenze Troiano nei tre di centrocampo con Guerrera e Adiletta. Ancora Guerrera, può aprire per Manzo, ha un po' di campo il numero 7, serve Campione, largo per Rocchino, il cross basso del numero 2, la palla arriva troppo dietro, recupera ancora palla la Battipagliese con Troiano. Campione attaccato, perde la palla il centravanti, ma è un momento di confusione vicino all'area di rigore del San Giorgio. Poi Rocchino tenta di superare in dribbling Siano, che mette il corpo davanti, protegge la palla, la fa andare sul fondo, sarà rimessa per il portiere Cesarano. Ancora la Battipagliese che riesce a recuperare palla, Manzo riesce a superare facilmente il proprio difensore, poi il proprio avversario, poi il tentativo di servire Campione, il passaggio è troppo forte, la palla finisce ancora nelle mani del portiere Cesarano. Attaccato Maio. Lancio in avanti a cercare Napoletano. Il giro palla del San Giorgio, la palla arriva a Siano, poi ancora per il numero 8, attenzione il colpo di testa di Romano Umberto, la palla finisce facilmente preda di Gravagnone, che può giocare la palla sui piedi di Consiglio. Stavamo dicendo il lancio in avanti ancora di Ferrara, la palla arriva poi sui piedi e sulla testa di Romano Umberto, che il colpo di testa non impensierisce Gravagnone, attacca la Battipagliese, Guerrera per Manzo che viene poi verso il centro, il lancio ancora a cercare Campione, che fa il movimento a venire incontro alla palla, invece Manzo la palla la dà troppo lunga, troppo distante anche Rago, ma la fronte cerca, ingaggia una lotta con De Giorgi, che può appoggiare la palla dietro a Gravagnone. Il rinvio di piedi del portiere della Battipagliese, di testa Manzo non ci arriva, ci arriva invece ancora il numero 6 Terlino. Guerrera poi a centrocampo riesce a recuperare palla servendo Troiano, Manzo ancora per Guerrera, si muove, riceve Rago, ha il problema di girarsi, infatti perde palla il numero 8, attaccato dal numero 4 Maio. Forse era Ferrara il numero 8. Ancora il San Giorgio recupera nuovamente palla con Siano, che viene attaccato da Troiano. Il signor Nicodemo di Sapri richiama il numero 8 della Battipagliese, si riprenderà con un calcio di punizione a favore del San Giorgio. Siano non si era accorto che Terlino avesse già battuto questo calcio di punizione, sarà rimessa con le mani per ancora gli uomini di mister Cerminara. Romano Umberto ha fatto terminare la palla fuori approfittando del tocco di Consiglio, stavolta però la rimessa è a favore della Battipagliese. Bravissimo qui Manzo nel far carambolare la palla sui piedi del numero 3 ospite. Manzo può mettere a terra la palla, attaccato, stavolta Manzo
è lui a toccare la palla in fallo laterale, ma la fronte lascia ancora la palla per il numero 3, Siano. Esce Romano Umberto, Siano all'indietro per Ferrara, il lancio dall'altro lato a cercare il compagno di squadra, il numero 7 Matrone. Ancora il tiro poi di Ferrara, finisce lontano dai pali di Gravagnone. Siamo arrivati al tredicesimo del primo tempo, 0-0 tra Battipagliese e San Giorgio. Dopo un buon invio della, un buon inizio della Battipagliese, la partita adesso si è un po' fermata. Troiano riesce a recuperare palla, si deve fermare, attaccato da Terlino, da Siano. Poi ancora Troiano, il tentativo, il passaggio troppo forte a Manzo che ha il problema di toccare la palla. Poi Guerrera apre per Rocchino, può servire Troiano, lo serve adesso il numero 2. Troiano si gira, viene ancora verso il centro, il passaggio per Guerrera, anzi il capitano poi perde il controllo della palla, si fa recuperare, quindi portare via la palla, attacca San Giorgio, il lancio in avanti, la finta di Mogavero favorisce De Giorgi e così la Battipagliese può recuperare palla. Ancora Troiano a servire Mogavero, all'indietro per Francesco De Giorgi, attaccato da Malafronte, il lancio in avanti a cercare Campione, completamente sbagliato, la palla arriva sui piedi di Manzo, serve adesso Campione, troppo lungo ancora il passaggio per il numero 9, esce facilmente Cesarano, fa sua la palla e fa ripartire i suoi. Ferrara lo aspetta a diletta, ma Ferrara serve Malafronte, attaccato da De Giorgi che commette fallo, quindi calcio di punizione per il San Giorgio. Si riparte, la palla arriva a Terlino, può avanzare il, anzi il Terlino arriva adesso a prendere la palla, il numero 4 era Maio, riesce però la palla arriva al centro del centrocampo, non c'è rigore, chiedono calcio di rigore i ragazzi di mister Cerminara. Il parte il contropiede molto lento della Battipagliese, Adiletta serve Mogavero, ancora per Adiletta, può servire Guerrera, è aperto da quest'altro lato Troiano, riceve, avanza anche Rocchino, Troiano può dare la palla a Manzo, invece decide di giocarla, serve adesso Pasquale Manzo, il cross, non cross al numero 7, ancora serve Troiano, il tentativo di scambio, il cross adesso quando Troiano poteva servire qui sull'esterno Rocchino per proporgli un'azione migliore anche con il cross, sbaglia tutto Antonio Troiano, la palla finisce sul fondo. Consiglio tocca la palla, poi rinvia definitivamente Rocchino, Manzo per Campione, ancora troppo lungo il passaggio, qui potrebbe esserci un calcio di punizione per la Battipagliese per palla trattenuta, non è dello stesso parere il signor Nicodemo Di Sapri, sarà rimessa con le mani per il San Giorgio, ancora con Siano che può servire il proprio compagno di squadra, Terlino invece decide di giocare la palla in avanti, qui potrebbe esserci ancora un fallo per la Battipagliese, fischia adesso il signor Nicodemo, sarà calcio di punizione per la Battipagliese. Rocchino batterà questo calcio di punizione, si avvicina Manzo, si avvicina Troiano, riceve adesso il numero 8, può girar palla la Battipagliese, De Giorgi può aprire per Mogavero, lo fa in questo istante, si avvicina a lui, poi Mogavero decide di giocarla invece di rimanere tranquillo, decide di fare una giocata di prima intenzione, sbaglia completamente il passaggio
per Campione e la palla finisce facilmente nelle mani del portiere ospite. Avanza adesso il numero 5 Romano Marco, il tentativo di servire Malafronte, riesce a stoppare la palla il numero 11 in casacca rossonera, poi ancora De Giorgi nel tentativo di servire Rago, la palla viene messa in fallo laterale, sarà rimessa con le mani ancora per il San Giorgio. Ancora De Giorgi che attacca Malafronte, anzi non era De Giorgi, era Guerrero. De Giorgi riprende la palla adesso, serve Rago che si gira, serve ancora il numero 10 della Battipagliese, può aprire per Consiglio. Consiglio ritorna la palla a Francesco Guerrera, e la finta di Adiletta per servire Campione, la palla viene intercettata da Romano. Malafronte ancora per Ferrara, riesce, bravissimo qui nel superare il proprio avversario Maio, la palla arriva sui piedi del giovanissimo numero di Romano Umberto. Manzo serve indietro Guerrera, la Battipagliese viene su non in modo veloce per il contropiede, sbagliato il controllo da parte di Campione. Romano Marco mette la palla in fallo laterale, arriva Rocchino a rimettere in gioco la palla, serve Manzo, può giocarla centrale per Troiano, per Guerrera, avanza il numero 2 nel tentativo di servire Manzo, riesce il tentativo, poi servito Troiano che viene anticipato da Ferrara, Malafronte sbaglia, poi il numero 11 interviene Rocchino, la palla arriva a Rago che di testa l'appoggia su Troiano, si deve girare, l'appoggia poi sui piedi di Guerrera. Manzo può giocarla su Rocchino, il tentativo ancora di servire Campione, ancora troppo lungo il passaggio e ancora la palla tra le mani di Cesarano. Ferrara nel tentativo di servire Napoletano sbaglia il passaggio, la Battipagliese riconquista palla, siamo al 19° minuto del primo tempo, ancora 0-0 qui allo stadio Luigi Pastena. Guerrera supera Maio, avanza palla al piede del numero 10 della Battipagliese, serve Troiano, il lancio, il cambio di gioco a servire Rago, il cross immediato del numero 11, Campione, il tiro di Campione e la parata di Cesarano, terza occasione da rete per la Battipagliese. Su cross immediato di Rago, sulla palla si fionda Campione, il tiro però è centrale, la parata facile di Cesarano. Avanza Guerrera, serve Manzo, ancora la palla indietro per il capitano della Battipagliese per la squalifica di Emilio Criscuolo, lo scambio 1-2 tra Troiano e Guerrera, viene intercettato per un momento da Ferrara, la palla finisce ancora a Troiano, può aprire il gioco dall'altro lato per Mogavero, ancora Troiano porta troppo palla, poi serve Mogavero che deve ritornare indietro per De Giorgi, ancora Troiano, palla al piede, Manzo, attenzione perché Manzo poteva servire Guerrera, serve invece Campione, bravissimo Romano Marco a mettere il corpo davanti al numero 9 della Battipagliese, forse qui Manzo poteva servire Adiletta che era entrato nella difesa del San Giorgio, nessuno lo marcava, invece Manzo ha deciso di servire Campione. Calcio di punizione per il San Giorgio, battuto velocemente dall'arbitro, giustamente fa ripetere. Ferrara, il tentativo di servire in avanti il cross di Olimpo, il bel cross di Olimpo di prima intenzione, esce Gravagnone, fa su alla palla. Gravagnone poi sarà costretto adesso a mettere la palla a terra, quindi poterla giocare lunga. Esce fino alla tre quarti, la rinvio a cercare Campione. La palla viene spizzata e quindi sarà terzo calcio d'angolo per la Battipagliese contro
gli zero battuti dal San Giorgio. Sarà Pasquale Manzo a batterlo qui dalla sinistra, lato che si batte con il piede sinistro, quindi il lato destro della, il lato destro dell'attacco della Battipagliese. Il solito schema chiamato con tanti uomini sul palo per coprire la visuale al portiere, il cross e Cesarano rinvia di pugno, poi il tiro di Guerrera, la palla, anzi era Rago, no, anzi era proprio il capitano Guerrera, il tiro di controbalzo di capitan Guerrera, la palla finisce sul fondo, nulla di fatto ancora, rimaniamo sullo 0-0. Con Cesarano che è pronto a rinviare la palla, ancora Rocchino la mette a terra, sbaglia però, non riesce a servire Troiano e la rimessa sarà per la Battipagliese, anzi no, aveva il secondo, il primo assistente aveva prima messo dalla parte della Battipagliese, poi ha deciso di cambiare idea, quindi servire ancora la rimessa laterale per il San Giorgio, sarà ancora Siano, viene sradicata via la palla, qui c'è calcio di punizione ma l'arbitro fa correre troppo, la palla viene sradicata dai piedi di Romano Umberto, Rago nel cerchio del centrocampo, si deve fermare, girare palla, la palla poi arriva sui piedi di Guerrera, avanza il numero 10, serve Manzo che sbaglia lo stop, riesce però a servire Troiano, può aprire per Rago, Rago riceve palla, si avvicina Guerrera, Rago decide di giocare sul numero 10 della Battipagliese, pressato, serve De Giorgi, ancora la Battipagliese che è tornata indietro, avanza adesso Consiglio, palla al piede, può servire Manzo, Manzo ha la possibilità di servire anche Rocchino, serve invece Campione dentro l'area di rigore, il tiro di Campione alla rete, la Battipagliese al 24esimo è passata in vantaggio, la giocata di Manzo per Campione, il tiro a giro ed Andy Campione bagna il ritorno allo stadio Luigi Passera con il gol. La Battipagliese in vantaggio. Praticamente Campione riparte da dove aveva terminato. E si riparte quindi con la Battipagliese in vantaggio, 1-0, la rete di Edmondo Campione che sblocca una partita che poteva diventare davvero difficile. Il lancio ancora a cercare è di Campione, però troppo lungo, un grandissimo gol di Campione. Mauro Romano Marco del tentativo di servire Siano stava per combinare la grossa, riesce però ad uscire fuori il San Giorgio, bravi Rocchino qui, sbaglia il tocco servendo Malafronte, voleva rinviare in avanti, la palla arriva al numero 10, il cross ribattuto, chiedono ancora calcio di rigore, ma qui veramente ha dell'incredibile, il cross di Napoletano finisce sul fianco di Mogavero, Troiano cambio di gioco, anzi era Guerrera, cambio di gioco a cercare Rago, sbaglia lo stop, ancora stavolta però è il numero 2 Olimpo a sbagliare lo stop, la palla arriva a Napoletano che subisce fallo da parte di Mogavero. 27esimo minuto, da 3 minuti la Battipagliese è in vantaggio, ha segnato Edmondo Campione,
Ferrara lancio in avanti a cercare ancora il numero 10 in maglia rossonera. Bravissimo Mogadoro a mettere il corpo in avanti, la palla finisce poi sul fondo. E sarà rimessa da fondo campo per Andrea Gravagnone. Il rinvio di Gravagnone a cercare Edmondo Campione, stacca di testa, la riesce a toccare lo stesso numero 9, poi interviene Olimpo nel cerchio del centrocampo, esce vincitore il San Giorgio. Ferrara serve Maio che vince un paio di rimpalli, il tentativo di servire il numero 9 Romano Umberto, bravissimo qui De Giorgi a fare la diagonale, colpire la palla di testa, ma è ancora il San Giorgio a tenere palla con Maio. Per Ferrara il lancio, il cambio di gioco a cercare adesso il numero 2 Olimpo, poi Malafronte fa scorrere la palla, bravissimo De Giorgi, la palla ci arriva a Napoletano che ancora serve Ferrara, fa girare palla adesso il San Giorgio, la palla arriva sui piedi di Terlino, va a terra Manzo, va a terra, rimane a terra il numero 7 della Battipagliese, qui c'è fallo su Troiano, Rocchino doveva mettere la palla in fallo laterale, forse non si è accorto del compagno di squadra rimasto a terra, uno scontro fortuito con il numero 6 del San Giorgio, rimane ancora a terra Manzo che si alza adesso. Battuto questo calcio di punizione, consiglio all'indietro per Gravagnone che può andare al rinvio lungo a cercare ancora Campione, la tocca di testa Campione, qui subisce fallo, l'arbitro lascia per il vantaggio, Rocchino può servire Manzo, può sovrapporsi ma Manzo bravissimo a non dargli la palla, la mette in mezzo il tentativo di Rago di toccare la palla che finisce nelle mani di Cesarano. Olimpo, lancio in avanti a cercare ancora Malafronte, serve all'indietro ancora al compagno di squadra Terlino, viene anticipato ancora il numero 9 Romano Umberto. Maio. Ferrara, lancio in avanti a cercare ancora Olimpo, viene fermato il numero 2 il numero 7 Matrone, viene fermato Matrone in fallo laterale dalla coppia Rago Mogadero. Matrone ancora rimette in gioco con le mani a cercare di servire Malafronte nell'area di rigore, la palla viene allontanata, Campione la protegge, per l'arbitro non c'è fallo e poi è lo stesso Campione che da terra commette fallo sul difensore del San Giorgio. Adesso la Battipagliese prova a giocare anche in contropiede. Avanza ancora il San Giorgio, lo scambio, il tentativo di scambio, 1-2, bravissimo qui Mogavro a fare la diagonale, poi il tiro di Siano, la parata di Gravagnone. Gravagnone può andare al rinvio lungo, stavo dicendo sul tiro improvviso di Siano, Gravagnone blocca la palla e la fa sua, Manzo ancora palla al piede, supera Maio, il tiro poi del numero 7, la palla finisce di poco lontana dai pali difesi da Cesarano. Lo stesso numero 1 del San Giorgio va al rinvio sbagliando, poi recupera la palla ancora Guerrera, il tentativo di servire Manzo, bravissimo ancora il numero 6 Terlino ad toccare la palla, ad intercettare la palla destinata a Manzo. Poi la palla viene messa in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per la Battipagliese con Rocchino, intanto si sta
riscaldando Pasquale Impesi, altro ragazzo classe 2000. Oggi la Battipagliese ha una panchina tutta under, bravissimo qui Manzo, campione non riesce a toccare la palla, Manzo se ne accorge troppo tardi, sarà rimessa da fondo campo ancora per il San Giorgio. Bene la Battipagliese che li aspetta alti, ancora un errore di rinvio di Cesarano, la palla arriva a Troiano, serve Guerrera, il tentativo, anzi era Diletta, il tentativo doveva servire immediatamente a Diletta, campione. La Battipagliese che sta giocando anche con il vento a favore dovrebbe approfittare di questi errori da parte della difesa ospite per provare ad incrementare il vantaggio. La palla arriva sui piedi di Andrea Gravagnone che va al rinvio lungo, rientra dal fuorigioco a Diletta. La palla viene toccata da Romano Marco per Matrone, serve Napoletano, attaccato da Mogavero, qui bravo il, anzi era De Giorgi che si fa superare, ancora il cross e Gravagnone fa sua la palla. Gravagnone qui, De Giorgi qui si è fatto superare dal numero 10 in maglia rossonera, il cross successivo poi di Napoletano e la parata facile di Gravagnone, la palla finita tra le mani di Gravagnone che va adesso al rinvio, servendo Rago che la spizza di testa ancora per Campione, ma la palla è troppo lunga, finisce ancora nelle mani di Cesarano che serve Olimpo, attaccato dallo stesso Rago. Matrone la tocca sbagliando sul centrocampo, ancora Troiano che a volte spesso rallenta il gioco d'azione della Battipagliese quando invece dovrebbe aumentare lo stesso numero 8 della Battipagliese i giri del suo motore. Ancora Guerrera, serve Manzo, il colpo di tacco a cercare Troiano, aspetta la sovrapposizione di Brocchino, arriva il tentativo sfortunato qui il numero 8 in maglia gialla, ancora palla Guerrera attaccato dai centrocampisti del San Giorgio, fa girare palla la Battipagliese, Mogavero sbaglia lo stop, il tentativo di servire ancora Campione viene anticipato, qui Rago finisce a terra nel tentativo di rinvio di Romano Marco, lo scontro con Rago che finisce a terra, l'arbitro giustamente non chiama il calcio di punizione ma la semplice rimessa in fallo laterale per la Battipagliese. Rimane a terra intanto Giuseppe Rago. Si riprende con la rimessa laterale con le mani per la Battipagliese, viene atterrato Campione ma l'arbitro decide ancora che non è fallo, 10 minuti al termine del primo tempo più recupero, la Battipagliese è in vantaggio per una rete a 0 contro il San Giorgio, il Castel San Giorgio di mister Cerminara, la rete al 24esimo del primo tempo di Eddie Campione. Troiano serve a Diletta, lo scambio 1-2, può aprire per Rago, bravissimo qui lo stop sbagliato di Rago, è stato qui bravissimo Troiano subito, bravo qui Rago nel tentativo poi di cross e la Battipagliese guadagna un altro calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo in questo primo tempo per la Battipagliese, il bravissimo Rago nel saltare con una finta il diretto avversario, l'Olimpo, il cross poi bello teso nel tentativo di una toccata da parte o di Campione o di qualche avversario, la palla poi viene messa in calcio d'angolo dalla bandierina Pasquale Manzo, ne potrebbe approfittare ancora la Battipagliese, l'arbitro ferma il gioco. Il signor Nicodemo chiama a sé, non riusciamo a capire se è Consiglio. Sì, dovrebbe essere proprio Stefano Consiglio o De Giorgi, uno dei due centrali, li chiama a sé, può battere questo calcio d'angolo Pasquale Manzo, il cross sbagliato, ancora ribattuto sulla schiena
del giocatore del San Giorgio, ancora un calcio d'angolo del quinto per la Battipagliese. Tutti dentro l'area di rigore, dell'area piccola. Ancora il cross sul primo palo, stavolta la palla è ancora calcio d'angolo. Il signor Nicodemo decide che la palla, praticamente ha visto che la palla è stata toccata da un giocatore del San Giorgio. Questi calcio d'angoli dovremmo abbatterli meglio. E ancora il cross, stavolta troppo sotto Cesarano che blocca. Cesarano deve, non sa chi dare la palla, la mette a terra, lo attacca Campione, bravissimo qui a far uscire Campione, poi serve Maio, Ferrara nel tentativo di servire Ferrara, bravissima Diletta, Guerrera, Rago, ancora per Ciccio Guerrera, Guerrera, serve Troiano, attaccato, subisce fallo, il numero 8 della Battipagliese, calcio di punizione per la Battipagliese. Chiede calma Capitan Guerrera ai propri compagni di squadra. Guerrera batte questo calcio di munizione troppo corto nel tentativo di servire Rago. Olimpo alla meglio, va al rinvio lungo ancora De Giorgi per del tentativo di servire Manzo, ci arriva prima Siano, poi quasi un pasticcio tra Consiglio e Guerrera. Manzo può giocarla dietro per Rocchino, serve invece Troiano che può aprire per Mogavero, invece lo scambio 1-2 con Campione, ancora per Campione al limite dell'area il numero 9, il tiro ribattuto finisce ancora in calcio d'angolo, settimo calcio d'angolo per la Battipagliese. La pressione degli uomini di Santo Suosto sta salendo, il mister della Battipagliese vuole chiudere, vorrebbe chiudere il primo tempo in vantaggio almeno di due reti. È Guerrera dalla bandierina, adesso cambia lo schema, il cross dentro l'area di rigore, libera il numero 6 Terlino, pericoloso questo calcio d'angolo di Guerrera, poi c'è il fallo di Adiletta che viene ammonito, fallo del numero 4 della Battipagliese, intervenuto per interrompere il gioco per il contropiede del San Giorgio al 39esimo minuto di gioco, anzi al 40esimo minuto di gioco, ammonito Marco Adiletta, rientrato appena oggi dalla squalifica per la somma di ammonizioni. Ferrara porta avanti la palla, serve Olimpo che può crossare, il tentativo di servire Malafronte. E qui c'è fallo, dovrebbe essere fallo adesso subito dalla Battipagliese, invece l'arbitro lascia giocare. Apre per il numero 6 Terlino, può servire la bella giocata qui di Terlino, il tentativo di cross per Siano, qui si era fatto trovare impreparato Rocchino, ma bravissimo Consiglio. Poi la Battipagliese avanza con Troiano, deve allungare via la palla, qui Troiano subisce fallo nel tentativo di lanciare la palla in avanti, è il numero 4 Maio a commettere fallo su Troiano. Qui la Battipagliese ha rischiato qualcosa perché Rocchino si è fatto sorprendere alle spalle da Siano, ma bravissimo poi Stefano Consiglio nel chiudere e far sì che l'azione si perdesse. Manzo avanza, palla al piede, supera il primo avversario, ne supera il secondo, supera il terzo, cade a terra, l'arbitro lo chiama calcio di punizione, contropiede per il San Giorgio, ma ancora Consiglio si fa trovare attento e poi all'indietro serve con molta tranquillità Gravagnone, De Giorgi, Guerrera, ancora Guerrera, serve Troiano, apre per Consiglio, può giocarla su Rocchino, Consiglio invece la gioca su Manzo, lo stop, il tocco sbagliato di Manzo nel tentativo di servire Troiano, poi Troiano insegue praticamente tutti gli avversari, non c'è fallo
Non c'è fallo, anche se questo è, era secondo noi fallo. Maio lancio in avanti a cercare, ma la fronte si fa trovare ancora impreparato Rocchino dopo il bello intervento di Consiglio. Maio al limite dell'area di rigore, entra in area di rigore numero 4, attaccato ancora da Consiglio, il tiro e c'è il fuorigioco. Fuorigioco, annullato il gol al San Giorgio, meno male, diciamo, meno male. Qui la Battipagliese, la difesa della Battipagliese si è fatta sorprendere un po' da i giocatori del San Giorgio. I vari Rocchino, Consiglio, non sono riusciti a portare via la palla a Maio, che poi nel tentativo di servire Malafronte, lo stesso numero 11 era in fuorigioco. Il lancio di Gravagnone per Campione che finisce a terra, l'arbitro ancora non chiama fallo, Guerrera finisce a terra perché colpito dal pallone. Avanza il San Giorgio, ma giustamente qui dobbiamo dire bravo bravo ai giocatori del San Giorgio che buttano via la palla, perché Guerrera è stato colpito in faccia, pensiamo dal pallone, nel tentativo di intervenire per portare via la palla a Ferrara. Un'attenta Battipagliese si era fatta sorprendere ingenuamente dal San Giorgio per tra Rocchino e Consiglio. Non siamo riusciti, fortunatamente per la Battipagliese, l'attaccante del San Giorgio era terminato in fuorigioco, quindi si è ripreso con un calcio di punizione, se no è un vero peccato. Non abbiamo subito, era l'unico, il primo tiro in porta che la Battipagliese effettivamente subiva, ed era un peccato anche perché la Battipagliese sta giocando davvero bene, non sta facendo nulla di trascendentale, però sta meritando il vantaggio fin qui acquisito in questo primo tempo. Rago restituisce la palla indietro a Cesarano, manca un solo minuto, siamo all'interno del 45esimo minuto di gioco. Attacca ancora il San Giorgio, pensiamo che ci saranno almeno due minuti di recupero da parte del signor Nicodemo. Romano il lancio in avanti a cercare Matrone, bravissimo il numero 7 a toccare la palla, attaccato da Rago. Rago gliela sporca, sarà rimessa laterale per il San Giorgio, lo stesso numero 7 a rimettere la palla in gioco con le mani. Serve Ferrara, si deve girare, appoggia per Olimpo che apre ancora per Romano Marco, il lancio in avanti di testa. Mogavero si fa trovare impreparato, però poi riesce a portar via la palla, a rischio di Mogavero, il lancio in avanti a cercare Campione, lo stop del numero 9, riesce a portare via la palla, attenzione contropiede Battipagliese, Manzo arriva, può servire Troiano, se gliela dà adesso siamo in porta. Troiano ha sbagliato, Troiano, Manzo ancora nell'area di rigore, il numero 7, il tiro e la parata di Cesarano, errore secondo noi di Manzo che doveva tagliare alle spalle del difensore, invece gli taglia davanti e si fa carambolare la palla sui piedi. Avanza adesso il San Giorgio con Terlino, avanza quasi fino alla tre quarti, nessuno lo attacca, si accorcia adesso Guerrera con lui, Manzo sta rientrando adesso, Ferrara per Matrone, Rago accorcia, ma il cross di il numero 7 viene toccato in fallo laterale da Mogavero e finisce qui il primo tempo. Un solo minuto di recupero da parte del signor Nicodemo Di Sapri, la Battipagliese è in vantaggio per 1-0 al 24esimo del primo tempo, il gol di Eddie Campione. Noi diamo la linea alla regia, ci sentiamo tra circa 15 minuti per il secondo tempo di Battipagliese San Giorgio qui dallo stadio Luigi Pastra di Battipaglia. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo per disputare il secondo tempo. Ricordiamo il risultato alla fine dei primi
45 minuti, la Battipagliese è in vantaggio per una rete a zero al 24esimo del primo tempo. Il gol di Edmondo Campione. Le squadre sarà il Castel San Giorgio ad attaccare a favore di Vento. Ci sono cambiamenti in entrambe le formazioni, quindi si riparterà con gli stessi 22 in campo per il Castel San Giorgio: Cesarano, Limposiano, Maio, Romano Marco, Terlino, Matrone, Ferrara, Romano Umberto, Napoletano e Malafronte. Per la Battipagliese, Gravagnone, Rocchi, Novogavero, Diletta, De Giorgi, Consiglio, Manzo, Troiano, Campione, Guerrera e Rago. Il signor Nicodemo di Sapri sta per dare il via al secondo tempo. Ultimi controlli. Tanto il Castel San Giorgio già ha mandato a riscaldare quasi tutta la panchina. Quattro giocatori si stanno già riscaldando per il Castel San Giorgio. Ancora non si parte. Si parte adesso con la Battipagliese che dà il via a questo secondo tempo. Guerrera serve subito Troiano, che avanza verso il centro, serve nuovamente Guerrera, lo sbaglio poi nel tocco di Guerrera nel tentativo di servire Manzo. Il Castel San Giorgio recupera palla, Romano Marco ha spazio per avanzare, il tentativo di servire Malafronte, la palla viene toccata da Diletta, ancora Romano Marco, serve Terlino. Lo scambio 1-2 con Siano, sbaglia il tocco, ancora Terlino nel il tentativo poi di Campione per di servire Manzo. La palla viene recuperata ancora dal Castel San Giorgio. Il lancio per Matrone intercettato da Mogavero. Rago stoppa la palla, poteva servire prima Guerrera, perde tempo, la palla arriva sui piedi di Adiletta. De Giorgi, il lancio a cercare Campione, troppo corto, viene intercettato, poi Napolitano serve Maio nel cerchio del centrocampo, lo tocco 1-2 tra Romano Umberto e Siano, costringe a mettere la palla in calcio d'angolo a Rocchino, quindi primo calcio d'angolo del secondo tempo per il Castel San Giorgio, battuto in questo istante e l'arbitro, questo è il terzo calcio di rigore che chiedono i giocatori del Castel San Giorgio, ma l'arbitro ancora irremovibile. Parte il contropiede della Battipagliese con Guerrera che non tocca la palla a Manzo, la palla poi finisce in fallo laterale, sarà rimessa con le mani per la Battipagliese. Guerrera la lascia a Rocchino. Adesso bisogna stare attenti al vento. Viene ammonito intanto il numero 9 del Castel San Giorgio, Romano Umberto, per proteste. Adesso bisogna stare attenti anche al vento che soffia alle spalle dei giocatori della Castel San Giorgio. Rocchino con le mani nel tentativo di servire Campione, sbaglia, ancora la palla finisce però a Rocchino che la lascia scorrere in fallo laterale, sarà rimessa in gioco con le mani per la Battipagliese, ancora con Rocchino. Manzo si avvicina per ricevere la palla, Ferrara, De Giorgi interviene sulla palla, poi Adiletta, serve indietro Mogavero, il lancio in avanti a cercare Campione, sovrastato da Romano Marco, lo stop sbagliato da Troiano permette ancora al Castel San Giorgio di venire in avanti. La Battipagliese adesso è partita in difficoltà perché il Castel San Giorgio si è quasi riversata tutta nella metà campo della Battipagliese. Qui deve uscire Gravagnone, esce infatti il portiere della Battipagliese, blocca la palla. La fa sua e può
andare al rinvio lungo. Il lancio adesso in avanti di Gravagnone. Ferrara, adesso la Battivese deve stare veramente attenta a questo, a questi rinvii, perché il vento fa ritornare indietro la palla. Ancora Ferrara nel centrocampo, attaccato da Rago. Rago sta per portargli via la palla. Poi bravissimo qui Ferrara nel superare il numero 11. Il tiro poi di Ferrara, qui ingenuità da parte di Rago che si ferma nel tentativo. Qui tra Rago e Guerrera non si capiscono, al quarto del secondo tempo, primo tiro in porta nel secondo tempo da parte di Ferrara, il tiro è completamente sbagliato. Però qui Rago e Guerrera non si sono capiti, Rago si è fermato, Guerrera ha lasciato andare via Ferrara pensando che Rago lo inseguisse fino alla fine. Ancora il rilancio di Gravagnone, la palla colpita di testa dallo stesso numero 10, qui Mogavero doveva toccarla di testa per Gravagnone, e qui un'ingenuità del 2000 della Battipagliese, la palla è ancora un'ingenuità di Mogavero. Calcio di punizione per la Battipagliese, due ingenuità consecutive del numero 3 della Battipagliese, la prima doveva toccare la palla di testa per Gravagnone, invece gliela tocca di piede, gliela tocca anche male, quindi rischiando, mettendo in difficoltà il portiere della Battipagliese. Poi con il difensore, con l'attaccante del San Giorgio girato di spalle, lo attacca, fortunatamente il signor Nicodemo non chiama fallo in favore del Castel San Giorgio, ma chiama fallo per la Battipagliese per il colpo subito da De Giorgi. Il rinvio di Gravagnone, Troiano nel cerchio del centrocampo, ferma la palla, si gira, può giocarla sua Diletta, invece la gioca ancora per Campione. La scelta forse è ancora sbagliata, c'è ancora un brutto fallo subito da Guerrera. Qui deve entrare il massaggiatore della Battipagliese. Guerrera qui doveva, Troiano doveva servire a Diletta invece di Campione. Invece il tentativo di servire Campione, perde palla la Battipagliese, poi fortunatamente l'arbitro chiama fallo. Adesso c'è stato richiamato il signor Nicodemo dal primo assistente Di Meglio, che deve dire qualcosa al suo arbitro centrale. Attenzione, perché forse qualcuno del San Giorgio viene dalla panchina del San Giorgio, viene richiamato, viene mandato via oppure ammonito. Non capiamo chi viene ammonito dalla panchina del San Giorgio. Espulso dalla panchina il numero 13 Somma, quindi espulso Somma per proteste al settimo minuto del secondo tempo. Viene allontanato Somma per proteste verso il primo assistente. Calcio di punizione per la Battipagliese. Proprio sul cerchio del centrocampo, dove si batte il calcio di inizio, Guerrera batterà questo calcio di punizione servendo Manzo troppo corto. E di testa poi il numero 3 Siano serve il proprio portiere Cesarano. Lancio in avanti sbagliato, Guerrera serve Rago, può servire subito Campione, invece Rago non la gioca di prima, serve ancora all'indietro Ciccio Guerrera. De Giorgi all'indietro ancora per Gravagnone, qui bisogna stare attenti. Il lancio di Gravagnone a cercare Manzo si fa anticipare, Rocchino di testa sbaglia tutto, la mette in fallo laterale. Ancora il San Giorgio in avanti adesso,
Manzo non riesce ad intervenire sulla palla, qui consiglio di testa interviene, contropiede, può partire il contropiede della Battipagliese, vediamo se Rago serve Adiletta, il lancio, bravissimo qui Adiletta a toccare la palla, esce Cesarano, Adiletta sulla palla, Cesarano arriva prima, la palla viene messa in fallo laterale, qui bravo Marco Adiletta a lanciarsi in contropiede, però la palla viene intercettata dal portiere ospite, con le mani ancora sbaglia Mogavero, De Giorgi di testa, consiglio di ginocchio, l'appoggia su Gravagnone che ha anche il tempo di toccarla, di prendere la palla con le mani. Rinvio lungo di Gravagnone a cercare Campione, qui c'è ancora però sovrastato da Romano, più piccolo di Campione, almeno di 7-8 centimetri. Ma la fronte per Ferrara, avanza il San Giorgio, bravissimo qui Rocchino ad intervenire sulla palla, Manzo può far correre lo stesso Rocchino, invece Manzo decide di andare da solo, poi serve il numero 2 della Battipagliese che deve fermarsi, aspetta l'aiuto di Manzo, riceve ancora il numero 7. E qui si porta via la palla lo stesso Manzo nel tentativo di superare sia Ferrara che il numero 6 Terlino, si porta la palla sul fondo, sarà quindi rimessa da fondo campo ancora per il San Giorgio. Decimo minuto di gioco del secondo tempo, non cambia il risultato qui allo stadio Luigi Pastana di Battipaglia, la Battipagliese è in vantaggio 1-0 sul Castel San Giorgio, la rete al 24esimo del primo tempo di Eddie Campione. Guerrera serve Rocchino che per aspettare la palla si stava facendo portare via la stessa da Siano. Rimessa in gioco per il San Giorgio, all'indietro per Terlino che serve Romano Marco. Sbaglia il lancio Romano Marco, la palla viene intercettata da Manzo, Manzo ancora, avanza il tiro di Manzo che poteva servire Rago, qui Manzo fa veramente una grossa ingenuità, poteva servire Rago. Infatti il numero 7 della Battipagliese si rammarica dell'occasione persa. Ancora Castel San Giorgio in avanti, rimessa con le mani ancora per Siano nel cerchio del centrocampo Maio, poteva servire Ferrara, invece trova Napoletano, salta il primo, salta anche il secondo, serve Malafronte, il tentativo di servire Siano. Qui Adiletta deve fare anche attenzione perché è già ammonito il numero 4 della Battipagliese. Il cross di Siano colpisce di testa il numero 9 del Castel San Giorgio, Romano Umberto, la palla finisce sul fondo, sarà rimessa per la Battipagliese. Il rilancio di Gravagnone, Campione non la tocca di testa, Ferrara. Terlino attaccato da Manzo, la palla messa in fallo laterale dallo stesso numero 7 della Battipagliese, Maio, ancora Terlino, sbaglia Guerrera, Manzo deve riprendere, qui Manzo rischia tanto però gli riesce la giocata, sarà rimessa ancora con le mani per la Battipagliese, si appresta Rocchino, serve Campione che deve fermare la palla, il cross a cercare Adiletta di testa, Adiletta la sfiora solamente, la Battipagliese vicina al 2-0. C'è il primo cambio nelle file del San Giorgio, entra con il numero 18 Ferrentino. Ed esce
con il numero 3 Siano. Aumenta il peso offensivo adesso mister Cerminara, facendo entrare Fiorentino in campo. Maio si gira, lancia in avanti per il numero 11 Malafronte. La palla viene poi rinviata lunga da Mogavero. La rincorre e di campione Cesarano va al rinvio mettendo direttamente la palla in fallo laterale. Sarà lo stesso numero 2 della Battipagliese a rimettere la palla in gioco con le mani. Sbaglia Troiano, lancia il contropiede del San Giorgio, bravissimo qui lo stesso poi numero 8 a rallentare l'azione della squadra in maglia rossonera. Rocchino nel tentativo di farsi scorrere la palla la stava regalando agli avversari, poi Consiglio lancia Campione, adesso è solo contro i tre difensori del San Giorgio e si trova scoperta la Battipagliese sulla propria fascia destra difensiva. La palla poi viene messa direttamente sul fondo dal numero 3 Siano, che Siano è uscito dal... il Cerminara ha passato con l'ingresso di Fiorentino, è passato a una difesa a 3. Passato era Napolitano, in quel frangente in cui la palla è stata, se l'è allungata poi in fallo laterale. Attacca ancora il San Giorgio, lo stesso numero 10 a prendere palla, l'appoggia dietro al numero 6 Terlino. Avanza Romano Marco, la Battipagliese tutta dietro la linea della palla. De Giorgi va al rinvio, lo colpisce di testa Manzo per Troiano, ancora Manzo indietro per Guerrera, il lancio a cambiare gioco per Lago, qui la palla non doveva farla rimbalzare, invece la fa rimbalzare Lago, poi può servire a Diletta che arriva in corsa. Diletta, bravissimo qui Romano Marco, poi bravissimo ancora Diletta, il cross di Lago, completamente sbagliata la scelta del numero 11, poteva aspettare o il fischio dell'arbitro o una giocata migliore. Rocchino fa rimbalzare la palla, la colpisce di testa sbagliando, qui è bravo stavolta Troiano ad intervenire sulla palla, può servire Manzo, invece Troiano continua a giocare la palla da sola, serve Campione, lo scambio con Rago, ancora Rago, il tiro del numero 11, il palo alla rete, e la rete al 16esimo, il gol di Giuseppe Rago, il primo gol stagionale nel classe 98 della Battipagliese. La Battipagliese raddoppia al 17esimo del secondo tempo. Stava soffrendo la Battipagliese, stava soffrendo. Lo scambio tra Troiano, Campione e Rago, con il tiro di Rago, la palla che finisce sul palo e supera il portiere Cesarano. La Battipagliese nel momento più difficile dell'incontro raddoppia. E si riparte con la Battipagliese adesso avanti di due reti. Sbaglia l'intervento Mogavero, poi attacca Malafronte, qui c'è il fallo dello stesso numero 3 della Battipagliese. Rimane a terra il giocatore 2000 della Battipagliese. Thank you.
Si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Castel San Giorgio. Sulla palla vediamo il numero 4 Maio ed il numero 10 Napoletano. Batte il numero 10 verso l'interno, la palla viene colpita di testa da Troiano e viene messa in calcio d'angolo dal numero 8 della Battipagliese. Gravagnone chiama a sé i propri compagni, il cross, la palla viene toccata ancora in calcio d'angolo, terzo calcio d'angolo per il San Giorgio in questo secondo tempo. Il San Giorgio le ha battuti tutte e tre in questo secondo tempo, la Battipagliese 7 tutti nel primo tempo. Ancora dalla bandierina la palla viene colpita ancora di testa e messa ancora in fallo laterale, in calcio d'angolo è il numero 18 Ferentino a battere questi calci d'angolo, 4 consecutivi. Ancora Gravagnone di pugni e qui l'arbitro può chiamare un calcio di punizione, invece decide che la palla è nelle mani della Battipagliese, ma qua l'arbitro Nicodemo fa un errore enorme nel non chiamare questo calcio di punizione. Dice per il vantaggio, però se la palla la recuperava come è successo adesso dal San Giorgio. Ferentino supera Mogavero, mette la palla in mezzo, bravissimo De Giorgi anche se c'era fuori gioco, l'arbitro fa continuare. Ferrara attaccato da Rago, Malafronte dietro per Terlino, il cross a cercare Romano, Umberto cade a terra ancora il numero 9, la palla è fuori. Anche se la palla è uscita fuori, però la difesa della Battipagliese qui si è fatta sorprendere dal cross improvviso, perché ci ha creduto fino alla fine il numero 2 Olimpo, che sta rientrando adesso in difesa. 21esimo minuto del secondo tempo, la Battipagliese è in vantaggio 2-0. Al 24esimo del primo tempo Campione, al 17esimo del secondo tempo Rago, che in rovesciata tenta di servire ancora a Troiano, anzi era Campione. Manzo insegue la palla, no, era proprio Campione, la palla viene messa poi in fallo laterale da Cesarano, rimessa con le mani per la Battipagliese, si muovono due giocatori della Battipagliese. Mogavero rinvia la palla, ancora Romano riesce a recuperare la stessa. Troiano serve all'indietro Consiglio, che può aprire per Rocchino, lo serve adesso. Sono Cappelli e Di Lascio per la Battipagliese che si stanno riscaldando, bravissimo Rocchino a superare il primo avversario, poteva servire Campioni, invece serve Troiano che deve rientrare, può allargare per Rago, ancora Troiano, il tiro di Troiano e la palla alta, qui Troiano doveva servire a Diletta o prima Rago. Si arrabbia mister Santosuosso con Troiano. Mogavero di testa la tocca, la mette in fallo laterale. Qui Troiano è stato molto egoista, doveva toccare la palla o ad Adiletta o a Rago, invece ha deciso di tirare in porta. La Battipagliese recupera palla con Campione, ancora Troiano, si deve fermare. Rago porta avanti la sfera nel tentativo poi di servire Campione, sbaglia tutto, la recupera Romano Marco, serve Cesarano. Maio. Serve Ferrara, attaccato da Diletta. Vediamo se la Diletta riesce a recuperare palla, bravissimo qui il numero 4, si deve fermare adesso. Campione gli si avvicina, lo serve sbagliando il tocco. Qui Adiletta doveva dargliela più esterna che non interna dove c'era l'avversario. Il San Giorgio recupera palla. Romano Umberto, serve Ferrara che può avanzare, ha tanto spazio il tentativo di servire Ferentino, la palla viene colpita di testa. Qui Gravagnone sta in libera uscita, Gravagnone. Finisce a terra Ferentino, colpito alla testa, Gravagnone deve tirare la palla fuori. Gliel'ha toccata Consiglio, la palla di testa. G-
Gravagnone in un po' in libera uscita in questo frangente, colpisce Ferentino che finisce a terra, un colpo alla testa, l'arbitro il signor Nicodemo deve fermare il gioco, anche se Gravagnone la butta in fallo laterale, sarà rimessa per il San Giorgio, la palla verrà restituita alla Battipagliese. Ferrara restituisce la palla ad Andrea Gravagnone che può andare al rinvio lungo, mette la palla a terra il numero 1 della Battipagliese, il lancio in avanti a cercare Campione, ancora il numero 5, le ha prese tutte lui di testa. Il lancio in avanti di Olimpo a cercare qui De Giorgi, commette fallo per una spinta, l'arbitro per il vantaggio non chiama fallo, servito adesso Napoletano attaccato da Rocchino, gli tocca la palla, invece l'assistente decide che la palla è per la Battipagliese, sarà Rocchino a rimettere in gioco la palla con le mani. Campione difende la palla, la mette dietro a Manzo, non la gioca su Rocchino, la gioca nel tentativo di servire Consiglio. Qui Manzo ha rischiato tantissimo. E c'è ancora un cambio nelle file del San Giorgio, siamo al 25esimo del secondo tempo. Entra con il numero 16 Pontone, il classe 2001. Ed esce con il numero 10 Napoletano. Venti minuti al termine dell'intero incontro, più recupero, la Battipagliese avanti 2-0. Manzo la tocca di testa a cercare Campione, ma invece trova ancora il numero 6 del San Giorgio. Ferrara va al rinvio lungo. Bravissimo qui De Giorgi ad intervenire, a subire anche fallo da Malafronte, attenzione perché si arrabbia Malafronte, il signor Nicodemo si avvicina al numero 11 del San Giorgio, lo richiama solo verbalmente. Come giusto che sia deve fischiare il signor Nicodemo. Sbagliato il calcio di punizione di Guerrera nel tentativo di servire Lago. Attacca il San Giorgio, bravissimo qui Capitan Guerrera a rimediare il suo stesso errore, poi subisce fallo da Ferentino, sarà calcio di punizione per la Battipagliese, ancora con il numero 10 a battere questo calcio di punizione, a cercare di servire di Campione. Il numero 9 protegge palla, serve ancora Diletta che può andare il tiro, il tentativo di servire ancora Lago, il tiro e la grande parata di Cesarano, una grandissima intuizione di Adiletta. La palla finisce in angolo, ottavo calcio d'angolo per la Battipagliese, il primo in questo secondo tempo. Dalla bandierina Capitan Guerrera, il cross troppo sotto Cesarano, la parata facile del numero 1 del Castel San Giorgio, serve poi il nuovo entrato Pontone, la palla viene messa dietro a Ferrara. Romano Marco attaccato dallo stesso Guerrera, commette fallo il numero 10 della Battipagliese, ma l'arbitro fa proseguire per il vantaggio. Terlino lancia in avanti, Rocchino di testa la tocca male, servendo Malafronte che ha il tempo di girarsi, va a terra De Giorgi, il tiro poi di Malafronte, la facile parata di Gravagnone. Il rinvio di Gravagnone, sbaglia il vento, praticamente la ferma e fa in modo che il numero 3, il numero non entrato Pontone la possa stoppare e servire poi all'indietro, prima Terlino che poi serve Cesarano. Il lancio in avanti ancora di Terlino, qui bravissimo Consiglio a non farsi scavalcare dalla palla, poi Pontone nel tentativo di servire
Romano Umberto. Consiglio si para davanti e si mette, mette la palla in fallo laterale. Quirocchino si fa sorprendere sullo scambio 1-2 tra Pontone e Maio. La palla poi, il tentativo di cross del classe 2001 del Castel San Giorgio, finisce direttamente sul fondo e Gravagnone può andare ancora al rinvio lungo. Ancora campione di testa, Manzo si fa portare via la palla, commette fallo poi campione sul Romano Marco, sovrastato qui dal fisico di campione. L'arbitro chiama e fischia il calcio di punizione per il Castel San Giorgio. Ancora Romano Marco può servire indietro Cesarano, va in pressing Eddie Campione, il rinvio del numero 1 del Castel San Giorgio. Consiglio appoggia la palla a Guerrera, l'indietro per Rocchino che può andare al rinvio lungo, infatti così è Adiletta, anzi era vero sia Adiletta, ma era troppo lungo il passaggio per il numero 4 della Battipagliese. Ancora Romano Marco a servire Pontone, il cross ancora dello stesso numero 16, la palla finisce, poi se la porta fuori, quindi sarà rimessa laterale per la Battipagliese con Rocchino. Aspetta il movimento di Campione che viene incontro, si allontana Manzo, ma Rocchino sbaglia la rimessa laterale, poi lotta Campione ma alla meglio il giocatore del San Giorgio, che salta ancora Rocchino, si gira e qui Rocchino commette fallo, anzi no, per Nicodemo, per il signor Nicodemo Di Sapri non è fallo. Nicodemo va a richiamare Gravagnone dicendogli di essere molto più sbrigativo nella rimessa da fondo campo. Lancio in avanti del portiere della Battipagliese, stavolta è Ferrara ad avere la meglio su Campione. Bravissimo qui Adiletta, commette fallo il numero 4, ma l'arbitro lascia correre, invece a commettere fallo è il numero 11 Malafronte ai danni di Troiano, e sarà calcio di punizione per la Battipagliese. Mancano 14 minuti, anzi quasi 13 minuti al termine dell'incontro, la Battipagliese è avanti 2-0. Il mister Santososso potrebbe anche fare un cambio mettendo fuori Adiletta, già ammonito, non peraltro. Avanza la Battipagliese con Troiano, al problema di girarsi Troiano può servire Adiletta, invece serve Campione, il tiro di Campione, la palla che esce fuori di poco. Qui bravissimo stavolta Troiano. Ancora Troiano che non si ferma un attimo, Rocchino sbaglia lo stop di petto servendo Pontone che può aprire per il compagno di squadra. Attenzione perché c'è un inizio di litigio tra Rocchino e forse proprio Pontone o Ferentino, non riusciamo a capire chi, ma penso più Ferentino è arrivato a questo punto. Lo stesso Ferentino riceve palla da Pontone, bravissimo Rocchino a portargli via la palla, il cross del numero 6, la palla viene rinviata fuori dalla difesa della Battipagliese. Qui Romano Marco sbaglia il primo tocco, poi all'indietro per Cesarano che va al rinvio lungo. Di testa Consiglio, la palla arriva a Troiano che supera Maio. Avanza ancora il numero 8, il tentativo, chiede scusa a Rago perché il tentativo era di servire Giuseppe Rago, invece sbaglia proprio il tocco e la palla arriva nelle mani di Cesarano. Ferrara attaccato da Campione, la palla viene lanciata prima
il colpo di testa di Malafronte, la palla finisce direttamente nelle mani, anzi sui piedi in questo caso, di Andrea Cravagnone. Mogavero la prende di testa, poi Ferrara gliela tocca in fallo laterale, rimessa con le mani per la Battipagliese con lo stesso numero 3 che può giocare la palla su Campione, riceve il numero 9, il tentativo di toccarla di petto viene ancora fermato però da Romano Marco, interviene poi Troiano che la deve giocare all'indietro e sbaglia Troiano qui. Malafronte attaccato da De Giorgi, avanza il Castel San Giorgio al limite dell'area ancora, Malafronte si deve girare, anzi non è Malafronte ma è Ferentino, il tiro di Ferentino, attenzione perché Rocchino di testa stava rischiando l'autorete. Al 35esimo minuto del secondo tempo il cross di Ferentino, qui Cravagnone poteva chiamarsi la palla perché il cross era molto lento, battuto questo calcio d'angolo, mette la palla fuori di testa a Diletta, anzi non era Diletta ma era Campione, poi avanza, adesso la palla viene data da Diletta, il tentativo di Diletta di servire Troiano, la palla gli viene toccata in fallo, anzi era De Giorgi, la palla gli viene toccata in fallo laterale, respira la Battipagliese. 10 minuti al termine più recupero, la Battipagliese avanti 2-0 contro il Castel San Giorgio. L'arbitro non chiama il fallo per Campione che rimane a terra, la palla viene recuperata però da Rago, serve Mogavero, può giocare su Guerrera tranquillamente. L'acquisto di Guerrera ha messo ordine nel centrocampo della Battipagliese, il lancio di Guerrera per Rago è sbagliato, interviene Olimpo però sbaglia il numero 2 del Castel San Giorgio, qui il tentativo di Campione di servire Manzo, sbagliato, anzi non è sbagliato perché è stato bravo Terlino a mettere il piede e a bloccare la palla destinata a Pasquale Manzo. Qui Rocchino ferma il giovanissimo Pontone, la palla viene messa sui piedi di Adiletta che serve Mogavero, ancora il tentativo di giocata di prima di Mogavero, Mogavero deve cercare di rimanere molto più calmo in alcuni frangenti del gioco, chi poteva tranquillamente fermare la palla e giocarla su Rago o su Guerrera. Il cross all'interno è ancora Consiglio, la palla viene svirgolata ed è sesto calcio d'angolo per il Castel San Giorgio. Non bisogna mollare nulla. Il calcio d'angolo di Ferentino, Cravagnone qui poteva bloccarla, invece decide di respingerla coi pugni, Rago non riesce ad arrivare di testa nel limite dell'area, poi Campione si mette davanti con il corpo, il lancio in avanti a cercare lo stesso Campione ma sempre lui, Romano Marco, a fare sua la palla, poi stringe qui, è stato intelligente Pontone a stringere, Mogavero tocca la palla, subisce fallo, attenzione perché viene ammonito, dovrebbe essere o Ferentino Malafronte. Il nuovo entrato Ferentino, cioè il nuovo entrato, entrato nel secondo tempo. 38esimo minuto del secondo tempo, 7 al termine. Guerrera batte questo calcio di punizione per Campione, la tocca di testa il numero 9, la palla poi arriva a Manzo, ancora Campione a cercare il tentativo di servire Troiano, interviene sempre, stavolta non è Romano Marco ma bensì Terlino nel cerchio del centrocampo, messa male la Battipagliese ma bravissimo qui ancora il capitano,
Manzo, Guerrera, ancora Manzo, all'indietro per Mogavero che ha il problema adesso di rinviare, rinvia verso Campione, la mette a terra Olimpo, lancio in avanti del numero 2, De Giorgi di testa e poi subisce il fallo involontario di Malafronte. Malafronte nel cadere a terra, tocca De Giorgi. La Battipaese deve rimanere concentrata fino alla fine. Un paio di svarioni, prima di Rocchino e poi di Consiglio. Le palle è vero che sono state messe entrambe in calcio d'angolo, però bisogna fare molta attenzione. Fa girare palla adesso il Castel San Giorgio. Il lancio in avanti di Cesarano. Ferentino si trova solo, si gira facilmente il numero 18 del Castel San Giorgio, poi serve Pontone attaccato da Rocchino, il cross, Consiglio di testa, ma la palla è troppo corta. Ferrara, qui è fuori gioco, ed è fuori gioco infatti. Non si può parlare di gol annullato. Dobbiamo fare molta, molta attenzione. Manca ancora tanto alla fine dell'incontro. 5 minuti più recupero. Dobbiamo evitare di far rientrare in gioco il Castel San Giorgio. Ancora Romano Marco di testa. Farla da padrone su Campione. Il lancio in avanti. Qui Consiglio esce, ma il cross viene messo in mezzo. Gravagnone fa sua la palla e la blocca. Il lancio in avanti di Gravagnone, Ferrara di testa, lo stesso fa Guerrera, ma la palla viene presa da Romano Marco, il tentativo di servire Matrone che supera Mogavero. Attenzione a Ferentino in area di rigore, il tentativo di tiro viene fermato da Diletta, poi la palla arriva ancora a Matrone, il numero 7 al problema di girarsi, crossa in mezzo, Consiglio, bravissimo qui Manzo ad intervenire e a portar via sulla palla, si deve fermare e commette fallo il numero 8 Ferrara che viene ammonito qui. Giusta l'ammonizione per il numero 8 del Castel San Giorgio. Ancora nessun cambio nelle file della Battipagliese. Guerrera batte questo calcio di punizione lungo per Campione, la lascia scorrere fuori il numero 5 Romano Marco, sarà rimessa da fondo campo per il Castel San Giorgio. De Giorgi di testa l'appoggia su Mogavero, lo sbaglio nel rinvio ancora di Mogavero, però bravissimo qui a mettere il corpo su Ferrentino, conquista la rimessa laterale con le mani, il classe 2000 della Battipagliese. Fallo per il Castel San Giorgio, il fallo lo ha commesso Giuseppe Rago ai danni di Matrone. Maio, Olimpo attaccato da Rago, il lancio in avanti, qui Gravagnone può e deve chiamarsi la palla, infatti così è, poi la prende nelle mani, aspetta che Romano Umberto si allontani da lui, anzi era Malafronte. Il lancio in avanti di Gravagnone,
Campione qui subisce il fallo da parte di Romano Marco ed è ammonito anche un altro giocatore, dovrebbe essere Maio. Ancora una volta per proteste. Guerrera manzo di testa, la palla finisce sul fondo. 44 e 30 del secondo tempo, si aspetta solo il recupero. Non salta Guerrera, la palla arriva a Rocchino che fa finta di rinviare, poi viene attaccato da il numero 9 in maglia rossonera, rinvia, la palla arriva sui piedi di Troiano, il lancio in avanti a cercare Campione, ma interviene sempre lui. Sono solo 3 i minuti di recupero. Il lancio in avanti a cercare, ancora il colpo di testa per Malafronte, rinvia lungo De Giorgi, Troiano per Adiletta, la può lanciare il contropiede ma intelligentemente si ferma Adiletta. Avanza il numero 4 della Battipagliese, può servire Manzolo, serve adesso Guerrera, il lancio in avanti completamente sbagliato, la palla arriva sui piedi del numero 6 Maio. Avanza ancora il Castel San Giorgio, attenzione, arriva il limite dell'area Pontone e viene fermato. Tira adesso via la palla Consiglio, Manzo può servire Campione, invece decide di servire indietro ancora Rocchino, completamente sbagliato. Qui mister Santosuosso potrebbe, arrivato a questo punto, sostituire. Invece decide di arrivare fino al 90esimo, anzi fino al 93esimo, senza nessun cambio. Manzo sbaglia, non difende palla, ancora Ferrara, serve Maio, il cambio di gioco per Matrone, salta ancora facilmente Matrone, si gira qui Rago sbagliando, ancora Matrone e poi sbaglia tutto il numero 7, qui Manzo decide di buttar via la palla. Campione, lancio in avanti, qui Rocchino deve accorciare, accorcia, è bravissimo qui Domenico Rocchino anche se sbaglia l'intervento, attenzione nell'area di rigore, qui fortunatamente poteva mettere la palla indietro, invece decide di crossare sul secondo palo, Pontone sbaglia tutto fortunatamente e la palla finisce fuori. Al rinvio Andrea Gravagnone, siamo entrati negli ultimi 30 secondi dell'intero incontro. Adiletta, Mogavero, sbaglia, troppo corto il lancio, il passaggio per Guerrero che è costretto poi a mettere la palla in fallo laterale. Consiglio di testa, la palla viene presa da Troiano, può correre ancora il numero 8 della Battipagliese, si ferma Manzo, si ferma anche Troiano che vuole arrivare sulla bandierina del calcio d'angolo, poi serve Manzo, può tirare il numero 7, il tiro di Manzo e la parata facile di Cesarano, finisce qua, Battipagliese batte Castel San Giorgio 2-0, un gol per tempo al 24esimo del primo tempo, il gol di 7esimo del secondo tempo, un bel gol di
Giuseppe Rago. Finisce qui il girone d'andata della Battipagliese. La Battipagliese chiude a 16 punti. Tre punti fondamentali, tre punti importanti per la Battipagliese. Noi diamo la linea alla regia.